Buongiorno a tutti e buon lunedì. Spero che abbiate passato bene questa settimana post elezioni e post 2 giugno. Questo per me è stato un weekend all'insegna del femminismo. Sono stata il 30, dal 29 al 31 maggio a Roma per il festival di fumetto fatto da donne, Bande Femme, organizzato dalla libreria Tuba. Questo era il pass. E il festival io lo conoscevo da un sacco di anni, cioè un sacco, saranno 3 anni che lo fanno, però è la prima volta che ci vado attivamente. Sono stata invitata per la mostra che è stata fatta delle nuove cassette realizzate da This Is Not Lovesome, Tinals, questo progetto qui. La cassettina, ho messo il video. Se vedete prima di questo c'è un video in cui la mostro ed è un remake disegnato di Non ci resta che piangere che ho realizzato a 4 mani insieme a Silvia Rocchi, ma da Tuba esposte in affissioni all'esterno del locale c'erano altre cassette che sono uscite in contemporanea e le potete trovare sul sito tinals.thisisnotlovesome.it che vi metto in descrizione. Ho presentato questa mostra, diciamo, abbiamo avuto un incontro a 4. Io, Liborio del progetto Tinals, Laura Bispuri, che è una regista fantastica, io ho visto il suo Vergine Giurata anni fa e rimasi folgorata, e infatti ho recuperato subito su Amazon Prime anche l'ultimo suo film, che si chiama Figlia Mia, e Tiziana Triana delle edizioni Fandango Libri. La sera del 30 ho dialogato, ho avuto un bel dialogo, era un'intervista doppia, diciamo, cioè ognuno faceva delle domande all'altra, e con Double Y, che è una street artist, un'artista urbana che realizza dei manifesti per denunciare i meccanismi della pubblicità. Vi metto anche il suo link in descrizione così potete vedere un po' di lavori. E per me sono fighissimi e la conversazione che ne è nata è stata veramente stimolante e interessante. Spero di poterla incontrare ancora e magari ci scriveremo delle grandi mail e, con cui resteremo in contatto. Poi il 31 è stata la volta di... parlo degli incontri che ho visto, ma ce ne sono stati tanti altri, però io sono dovuta partire, quindi me li sono persi. Però ho visto l'incontro tra Zuzu, vi metto la copertina qui, e Sara Colaone, che sono due fumettiste italiane. Sara Colaone la conosco fin da Mondo Naif, che è stata una delle prime riviste di fumetto italiane a uscire negli anni 90, inizi 2000. Io la leggevo a Napoli, era l'unica cosa che arrivava che mi dava uno sguardo all'esterno di Napoli. Quindi leggevo tutti i fumetti di questi disegnatori che gravitavano a Bologna, però erano tutti disegnatori un po' del nord, un po' sardi, e che comunque gravitavano attorno a questa casa editrice, all'epoca K Edizioni, è da questo che a me è venuta l'idea di venire a Bologna. E invece Zuzu, che è una giovanissima fumettista di 23 anni, che ha realizzato il suo primo fumetto per Cocorino Press ed è diventato subito un caso editoriale pazzesco. Io non la conoscevo, ho letto Cise e mi sono innamorata. Vi metto in descrizione il link al suo libro e il link all'intervista che ha fatto a 8:30, in cui è stata ospite insieme a Michela Marzano e D'Agostino, di Dago Spia. E anche quello, vedetevi quella trasmissione perché è fighissima. Comunque ogni volta che passo da Roma non posso non incontrare la mia amica Serena e il mio amico Gabriele di Just Indie Comics. Vi metto anche il link in descrizione del suo progetto. E Serena aprirà una libreria a breve, non so quando, ma l'aprirà. Serena è la regista di un documentario sui fumetti e le autoproduzioni indipendenti. Ve lo metto a fine video nelle schede. I giorni di Roma sono stati intervallati da pioggia, sole, però il 2 giugno, quindi ieri,
sono andata e tornata per un festival a Brescia, il Sottovuoto Festival alla Latteria Malloy. A Brescia ho presentato insieme a Elisabetta Sedda il volume Post Pink, di cui vedete il video, potete vedere un video in cui lo sfoglio nei miei video precedenti. E parlando della mia storia di Post Pink, del volume Post Pink, ho parlato anche di Hildegarda di Bingen, che è la protagonista della mia storia, e avevo con me questi due libri, questo che mi ha aiutata molto nella realizzazione della storia, che è stato il primo che ho letto, e questo qui che ho iniziato da poco. Da questo libro qui vi voglio leggere una citazione che parla dello scrivere e del parlare delle donne. Forse il parlare e lo scrivere delle donne è diverso perché è come la trama di un velo che lascia essere le cose se stesse e le ripara nella loro innocenza. E non le affatica di senso, poiché il parlare delle donne tocca le cose, non le afferra e non ha paura di quelle radure di silenzio che pure servono per mostrarsi senza esporsi, per venirsi incontro e dimorare insieme come dentro una casa. A me pare di essere viva se le mie parole sono anche le tue e quelle di tutte le mie figlie. Che dire, io sono innamorata di Hildegarda e qualsiasi cosa che lei abbia detto riguardo alla condizione dell'avere un corpo femminile e cercare anche di elevarlo a livello spirituale mi trova concorde e mi affascina molto questa figura di questa persona che cercava di sopravvivere al Medioevo. E con tutte le sue forze si aggrappava comunque a una spiritualità che in questi anni bisogna trovare veramente nelle piccole cose se si vuol sopravvivere e trovare una motivazione per andare avanti. Il 2 giugno, sempre a Brescia, alla casa Molloy, dove abbiamo avuto questo incontro di Post Pink, ho partecipato, sono stata ospite speciale della puntata in diretta di Senza Rossetto, che è il podcast di cui ho disegnato la copertina in una puntata natalizia. Vi linko in descrizione la puntata di cui ho disegnato la copertina e il link per riascoltare la puntata registrata durante il 2 giugno, dove eravamo ospiti io e un'altra giornalista, di cui adesso non ricordo il nome. E sono stata ospite delle ragazze di Senza Rossetto e abbiamo parlato del nostro primo voto, perché è stata una puntata speciale, appunto in occasione della Festa della Repubblica, della prima volta in cui ci ricordavamo di aver votato, perché il 2 giugno, per chi non se lo ricordasse, oltre alla Festa della Repubblica è stata anche la prima volta del voto delle donne. E quando sono tornata a casa, a tardissima notte, forse mezzanotte e mezza, è uscito, ho beccato per caso su Rai 1 uno speciale delle donne discriminate nel mondo della musica. Ed è stato un bello speciale, ve lo linko sempre in descrizione, lo sono andata a ricercare, ma si può vedere su Rai Replay. E purtroppo l'hanno messo in onda così tardi, così nessuno può vedere i problemi che ci sono in qualsiasi contesto culturale. C'era questa violinista bravissima, adesso non ricordo il nome, ma molto molto brava, e lei ha ammesso candidamente di aver rinunciato a dei concerti per aver rifiutato delle avance da determinati direttori d'orchestra o di teatri. Cioè, io credo che il fatto di constatare che si ha un problema contribuisca anche alla risoluzione del problema. Non è negando il problema che il problema magicamente si risolverà. E questo lo penso non soltanto per i problemi di noi donne italiane, ma credo che sia un problema anche in questo momento economico, cioè siamo governati da delle persone che negano
negano l'evidenza di situazioni preoccupanti a livello economico e se ne fregano oppure hanno un piano che noi non conosciamo e hanno un obiettivo strategico, ma mi sembra veramente inquietante ed è assurdo che la volontà e le ambizioni di pochi influiscano così tanto sulla vita di tanti, troppi, uomini o donne. Per questo lunedì è tutto, vi invito a scrivere nei commenti qualsiasi cosa e qualche argomento che magari vi interessa e possiamo trattare insieme. Se questo video vi è piaciuto, mettete like, condividetelo e in descrizione trovate il link per iscrivervi anche alla mia newsletter, che spedisco una volta al mese e ci sono vari consigli di lettura e di ascolto e anche di visione. Al prossimo lunedì!